away. Grab it in the east, grab it in the west, grab it in the place where you hold it best. You better snatch and grab it, snatch and grab it. Better snatch and grab it before it gets away. Ok, non ci si riesce mica sempre. Però io continuo a provarci. Sapete perché? Perché qualche volta va bene. E quando va bene, mi sento grande. Perché faccio felice qualcuno. È come farsi un amico. Col cliente nasce un legame per la vita. Quanto mi piace vendere. Sarà patologico forse, non lo so. Sapete una cosa? Quel momento, la chiusura dell'affare, è il contatto più intimo con un altro essere umano. Senza precauzioni. Ah, e là. Dopo di lei? No, après vous. Parla francese. Ehi, io e te, Molly, dovremmo quagliare qualcosa. Sono libero stasera. Sai che ti dico, Joey? Io preferirei spararmi una pistolettata in bocca. Allora il pistolino lo metto io? Sai qual è il tuo problema, Joey? Sei un porco, un maschilista e non hai un briciolo di rispetto per le donne. Allora di cena e scopatina non se ne parla nemmeno. Esatto. Ok, niente cena. Chiamata telefonica per Joey O'Brien. Vai forte, eh? Mica tanto. C'ero quasi, ma è sfumato. Che faccio? Larry, lo sai che fai? Ti arrendi. Oh! Larry! Larry! Larry, lascia perdere. Metti giù il mitra e diciamo agli sbirri che era una lite familiare. Ma di che parli? Cominciamo col mollare le donne, che ne pensi? Ci faresti una bella figura, no? Sei d'accordo? Intanto guadagni tempo. Quelli si occuperanno delle signore. È una bella idea. E poi le donne direbbero che hai le palle quadrate. Ehi, chiudi il becco! Io ho le palle quadrate! Signore, tutte fuori! E dite agli sbirri. Grazie. Che ho le palle quadrate! Grazie! Tu no! Seduta! Perché? Andiamo! Seduta! E va bene! Ho le palle quadrate! Larry? No, così non esci da questo casino. Io ti posso far tirare fuori da qua. Fammi parlare con Mason. Gli butto lì un'idea, una qualsiasi. Vediamo se la raccogli, va bene? Fammi parlare con Mason, dammi un secondo, eh? Non mi serve altro, è tutto, eh? Pronto? Pronto, Mason? No, non sono Mason. Mi chiami Mason, per favore. Resti in linea. Sì, eccomi, parla Mason. Sei tu O'Brien? Sì. Ok, ti ascolto. Sono O'Brien, senta. Sì, che c'è? Se Chuck viene fuori volontariamente. Sì? Voi gli fate qualche agevolazione? Oh, come no? Gli diamo una limousine e lo portiamo a tra moglie e marito. Sì. Sì, certo, ci mancherebbe. Okay. Se lo mette, okay. No? Già. No. Oh, no. Larry, no! Non lo fare! Fermo! Oh! Larry! Cosa? Ho trovato! Cosa? Ho trovato! Cosa? Ho avuto un lampo di genio, ho trovato! Un piano. Un piano? Un piano! Un piano? Sì, ma non un piano qualsiasi. Il piano. Il piano per te. Il piano che ti porterà fuori di qua, eh? E non solo a te e a me, perché tutte e due siamo sulla stessa barca, lo capisci? Ma che dico? Se tu non esci, non esco neanche io. Qual è il piano? È un piano complesso, ma anche molto semplice. Allora seguimi bene, Larry. È un piano composto di diverse parti. E se te ne perdi una soltanto, tutto il piano casca giù a pezzi, capisci cosa dico? Sì. Bravo, Larry. Prima parte, Larry. La prima parte Quale? È che tu lasci andare tutto. Oh, eh? Bene. Vero? Cosa? Tranne me. Io e te siamo sulla stessa barca, eh? Tu lasci tutti. E questa è la prima puntata, così intanto riflettono. No, si sblocca la situazione. Se non ti piace questo piano, cambia tu. Il piano Larry è nostro, il piano fanno uno tu. Pensa come me, Larry, pensa come me. No, pensa non tutti quanti, lui e lei no. Ok, come vuoi. È meglio così il tuo piano. È vero che è meglio? Meglio. Allora, gente, tutti fuori al galoppo, di corsa, gente.